remoto. È una giornata davvero intensa. Prima della pubblicità vi abbiamo dato diversi appuntamenti in programma. Sabato ce n'è un altro a Borgo Taro. In mattinata si terrà la cerimonia di gemellaggio tra i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari, per l'appunto del capoluogo valtarese, e quello di Bondeno. Un forte legame di stima e amicizia lega ormai da anni i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari di Bondeno e Borgo Taro. Un legame che si è ancora di più rafforzato nell'ultimo anno in seguito al drammatico terremoto che a più riprese ha colpito l'Emilia e che ha visto accorrere i vigili del fuoco volontari di Borgo Taro in aiuto delle popolazioni colpite dal sisma. L'amministrazione comunale del capoluogo della Valtaro ha organizzato per questo sabato una manifestazione celebrativa del gemellaggio tra i due distaccamenti con questo programma. Ritrovo presso la sala consigliare municipale di Palazzo Manara alle 10.30 con il saluto delle autorità e la formalizzazione del gemellaggio con il saluto dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco di Parma e Ferrara e dei capi dei distaccamenti volontari di Borgo Taro e Bondeno. Alle ore 12 trasferimento al distaccamento dei vigili del fuoco con scoprimento di una targa commemorativa, interventi, presentazione delle donazioni ricevute nel corso dell'anno a cura dell'associazione Amici dei Vigili del Fuoco Onlus. La formale istituzione di un gemellaggio tra i due distaccamenti offre anche alle nostre comunità la possibilità di aprire nuovi momenti di contatto, di amicizia, nonché di solidarietà tra comuni emiliano-romagnoli. L'amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro Sociale Anziani, organizza a Bardi domenica prossima alle 15 alla Casa della Gioventù la quarta festa dei nonni e dei capelli grigi, che ovviamente sono invitati. Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo musicale Alberto Calle e ci sarà anche un rinfresco. E adesso parliamo di due libri, precisamente La bottega di Aldo di Mario Rinaldi e La bottiglia vuota di Alfredo Ferrari, che sono stati presentati a Borgo Taro presso Biblioteca Manara all'interno della rassegna Leggere per. Due libri che ci riportano al periodo della rinascita dell'Italia democratica e alla comprensione delle opposte scelte compiute dagli italiani nell'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale. Presentati in Biblioteca Manara a Borgo Taro all'interno della rassegna Leggere per, La bottega di Aldo di Mario Rinaldi e La bottiglia vuota di Alfredo Ferrari trattano questi fondamentali argomenti non dal punto di vista universale degli analisti storici, ma da quello della gente comune nel territorio della provincia di Parma. Mario Rinaldi, autore parmense scomparso nel dicembre del 2012, ambienta La bottega di Aldo nel paese di Neviano degli Arduini, in quella stessa Valdenza in cui si erano svolte le vicende narrate nel suo precedente libro Bughi Vughi, collocato temporalmente nel periodo della Resistenza. La bottega di Aldo è in un certo senso anche il proseguo, nel senso che parte proprio dal momento della fine della guerra. Il protagonista, che fra l'altro già compare in Bughi Vughi, è il piccolo Marino, che è l'alter ego dell'autore. E qui comincia proprio la visione del piccolo Marino che ha vissuto alcuni momenti della guerra, la visione del piccolo Marino su quella che è la realtà della ricostruzione della comunità di Neviano. La comunità di Neviano intesa tanto quanto i personaggi, tanto quanto il paese. Poi progressivamente il paese entra pian pianino in quella che è la dimensione del mondo. E all'inizio si apre con questa visione della coralità, tanto delle campagne quanto dei singoli personaggi, quindi quasi come se fossero un po' delle macchiette. Poi la bottega di per sé è la vera e propria novità rispetto a prima. Prima, dove non c'era la possibilità di parlare, la bottega di Aldo, che è la bottega del barbiere, è il luogo della libertà di parola, dove fra l'altro si inserisce un personaggio eccezionale che è quello di Bertoli. Da qui in poi Marino comincia a scoprire quello che è il mondo anche un po' della sua fantasia, e viene portato poi verso la fine a porsi delle domande anche sul proprio vivere, sulla novità, sul progresso, sull'impegno politico. Qualche anno dopo, un altro giovane, più o meno coetaneo di Marino, interroga numerosi testimoni per comprendere le ragioni della scelta compiuta da suo padre, morto quando la guerra stava per finire, combattendo nelle file della Repubblica di Salò.
Una scelta che lui, politicamente schierato su posizioni diametralmente opposte, non condivide, ma ormai stanco di racconti monchi e generici e di notizie inesatte e contraddittorie, decide di indagare più a fondo sulla vita e sulla tragica morte del genitore alla ricerca di una difficile verità. E ho cercato nel libro di mettere a fuoco tutti questi aspetti, partendo appunto, come accennava lei, dai testimoni dall'una e dall'altra parte, che hanno in qualche modo delineato una figura, ovviamente che stava dalla parte opposta, però diciamo con un certo livello morale, se vogliamo dire oggi lo possiamo dire, perché dopo tanti anni possiamo ancora pensare che ci siano stati delle persone dalla parte sbagliata che avevano anche dei sentimenti accettabili, insomma. Questo è stato un po' quello che mi ha mosso, e dopodiché ho incontrato anche dei testimoni giovani allora che stavano dalla parte opposta rispetto a lui. Questi giovani avevano anche loro qualcosa da dire, forse loro erano resti a mettersi in piazza, a mettere in piazza i loro affari, le loro cose. Io ho cercato di mettere, con il consenso loro ovviamente, di parlare anche di loro. Ho parlato anche di un loro amico che purtroppo è scomparso proprio da queste parti, sul Monte Capello, agli inizi del 45, il quale per fortuna mia, diciamo, ha lasciato un diario e delle lettere, e su quello ho cercato di costruire un rapporto postumo, ovviamente nel tempo, successivo nel tempo, anche con questa persona, un intellettuale che indubbiamente avrebbe avuto un futuro molto, molto glorioso. Eccoci allo spazio meteo. Il tempo per domani, venerdì 25 ottobre, sarà al mattino nuvoloso con foschie dense e banchi di nebbia, al pomeriggio schiarite su tutta la regione. Temperature minime in calo, valori tra 11 e 15 gradi, anche le massime in discesa, valori tra 17 e 20 gradi, venti saranno deboli, variabili. La serata si apre alle 20.45 con la rubrica Obiettivo Motori, alle 21.30 il programma Video Station, al termine il nostro TG. Grazie come sempre per averci seguito, buon proseguimento, a domani!